Buongiorno a tutti, da Pier Giovanni Salimbeni e benvenuti nel mio canale dedicato al mondo degli strumenti ottici e digitali. Questa volta vi presenterò un visore termico da osservazione di altissima qualità. Si tratta del Leica Kalonox View che costa 4.490 euro e che mi è stato gentilmente fornito in visione da Forest Italia, che è agente esclusivo per l'Italia di Leica Sport Optics. Ricordo ai lettori che la serie Kalonox prevede anche il modello clip-on definito Sight. Prima di iniziare vi ricordo che sul mio sito termicinotturni.it potrete leggere anche la recensione approfondita. Vi basterà usare il link qui in alto. Noi ci vediamo tra poco dopo la breve sigla. Il Leica Kalonox View è composto con un telaio leggero ma robusto, ottenuto con materiale composito ed è in grado di resistere a getti d'acqua lanciati ad alta pressione. La mia bilancia elettronica ha stimato un peso di 665 grammi che sono distribuiti su poco più di 16 cm. L'armatura di colore nero è molto robusta e protegge il telaio alla perfezione. È anche decisamente ben bilanciato e si riesce a utilizzare con una sola mano. Sulla parte superiore sono stati inseriti tre pulsanti, mentre sul lato sinistro, nella parte inferiore, è presente la porta USB-C, che funge sia da ricarica sia da trasferimento dei dati. Nella parte inferiore invece è stata inserita una filettatura con passo da un quarto per il collegamento con i treppiedi fotografici. Presumo inoltre che la zona ottimizzata con la piccola griglia assolva una duplice funzione: aumentare il grip durante la fase di fissaggio della piastra e nel contempo disperdere il calore. I pulsanti, eccetto quello centrale, sono abbastanza grandi, si attivano con una pressione perfetta perché non sono troppo sensibili, ma non si deve applicare nel contempo molta forza. Ritengo che anche in questo caso Leica abbia compiuto il lavoro egregio. Come tutti i visori termici, anche il Leica Kalonox View beneficia del sistema duplice pressione rapida e pressione prolungata per utilizzare le varie funzioni disponibili. Nell'articolo comunque troverete una tabella approfondita a riguardo. Il Kalonox View è dotato di un obiettivo al germanio di alta qualità con un diametro di 42 mm. Il rapporto focale non è stato dichiarato, ma fornisce una luminosità e un potere risolutivo adatto a sfruttare la risoluzione del sensore. Le immagini visibili nel display sono nitide con un'ottima gamma tonale dei grigi. Questo visore da osservazione infatti è in grado di acquisire la traccia termica di un bersaglio sia una distanza di 3000 metri, mentre è possibile riconoscere un soggetto alto 1,70 m sino a 1000 metri e identificarlo con precisione sino a 500 metri. L'ingrandimento ottico nativo è di 2,5x, ma ci sono 4 intervalli di ingrandimento sino a raggiungere 10 ingrandimenti. In questo caso ovviamente le immagini saranno interpolate. La ghiera di messa a fuoco è fluida, precisa e privi di impuntamenti e non è necessario ruotare con forza per spostarlo. Insomma, la qualità si riconosce anche da questi piccoli particolari. Il paraluce dell'obiettivo è composto da gomma siliconica di ottima qualità, è molto morbido e non stressa la zona degli zigomi l'arcata sopraccigliare. Si può togliere per facilitare l'utilizzo ai portatori di occhiali, oltre che pulire in tutta comunità la lente di campo. È presente anche la cosiddetta fetta di salame che si può estrarre per prevenire il disturbo provocato da fonti di luce indesiderate. Un plauso anche all'ottima ghiera collare sotto l'oculare, che si è rilevata migliore rispetto a quelle piccole laterali proposte spesso su alcuni prodotti della concorrenza. Si utilizza infatti perfettamente anche con i guanti invernali ed è molto fluida, oltre a consentire una regolazione estremamente precisa. Il display OLED da 1280x960 pixel consente di raggiungere una risoluzione nella media, ma è senz'altro un display di alta qualità. Le immagini di fatto sono poco affaticanti, soprattutto se si opta per una luminosità bassa. Il campo di vista inquadrato è un ottimo compromesso tra la grande angolarità e la capacità di osservare i dettagli a 2,5x. È stato utilizzato inoltre un sensore di qualità all'ossido di vanadio. Fornisce una risoluzione di 640x512 pixel e ha una dimensione dei pixel di 12 micrometri. È possibile riprendere video e scattare fotografie, oltre a cambiare le impostazioni anche durante la fase di ripresa.
Con i Leica Kalanox è possibile sfruttare quattro tavolozze colore: il bianco caldo, il nero caldo, il rosso e l'arcobaleno, oltre che adattare ovviamente il contrasto e la luminosità in base alle proprie esigenze. Il software di elaborazione delle immagini, definito LIO, consente di ottenere un'ampia gamma tonale dei grigi, un ottimo contrasto e una buona nitidezza, ma direi anche la capacità di fornire immagini interpolate decisamente naturali. È presente inoltre la impostazione pioggia e nebbia, che migliora la percezione del contrasto durante le peggiori condizioni meteorologiche. Una nota di plauso va anche alla stabilità del software, che nei giorni del test, circa 15, pur essendo stato sottoposto a un intenso stress, spesso anche premuto più volte i tasti simultaneamente per tentare di farlo bloccare, si è rivelato molto stabile. Ci sono inoltre tre modalità di calibrazione: quella automatica, la manuale e quella definita background. Tutte consentono di migliorare la qualità delle immagini visibili sul display. La background si attua con il tappo sull'obiettivo ed è ovviamente la più precisa, ma dopo aver fatto qualche prova e aver verificato l'ottima affidabilità dell'impostazione automatica, ho scelto quasi sempre questa sul campo. È presente una memoria integrata di 16 GB, mentre il trasferimento dei dati si attua sia con il sistema VLAN e con la Kalanox View App, sia tramite il classico cavetto USB-C, dopo aver interrotto la modalità Wi-Fi sul visore termico. La batteria interna è ottima, con una temperatura media notturna che oscillava tra i 10 e i 7 gradi, ho stimato una durata media di circa 5 ore e 20, che potrebbe senz'altro scendere in inverno. In ogni modo è una durata più che sufficiente per una sessione giornaliera molto intensa o per una settimana di osservazioni sporadiche. La batteria inoltre si ricarica molto velocemente, circa 2 ore con il cavetto di serie. Ho collegato inoltre il Kalanox View a una power bank rugged della Celestron, notando che è possibile utilizzarlo normalmente tramite la fase di ricarica. Per quanto riguarda le varie impostazioni, vi rimando a tutte le tabelle riassuntive che ho inserito nell'articolo su termicinotturni.it. Vi posso solo anticipare che il software di gestione è semplice e funzionale. Il Kalanox si attiva in circa 11 secondi, mentre la riattivazione da standby è praticamente immediata. Oltre all'utilizzo dei tasti e del menu, è possibile sfruttare l'applicazione dedicata Leica, che si installa nei vostri smartphone o tablet in estrema semplicità. Questa applicazione, oltretutto poco esosa di memoria, vi consentirà di archiviare le immagini e video del Kalanox su smartphone, tablet e di settare le varie impostazioni del sistema Leica o di scattare immagini e registrare video. Personalmente l'ho utilizzato per operare dall'auto con il visore installato sul supporto da finestrino o per condividere quanto stavo osservando con altri appassionati. Per quanto riguarda le mie mere impressioni sul campo, ammetto di essere stato un po' pretenzioso, visto che si tratta di un prodotto al top della gamma. In primis ho apprezzato la forma cilindrica del Kalanox, che consente al palmo della mano di sostenere la quasi totalità del telaio. Il suo diametro inoltre non è eccessivo e quindi anche mani di media grandezza potranno sostenerlo e nel contempo operare sui pulsanti. I pulsanti poi sono solo tre e quindi non è necessario utilizzare ghiere, rotelle o altri comandi che tolgono l'immediatezza d'uso. Una infatti delle prime prove che faccio è accendere un visore termico e verificare se io sia in grado di sfruttare le impostazioni senza usare il manuale delle istruzioni. Posso confermare che chi ha un minimo di domestichezza, non solo con i visori termici ma anche con le apparecchiature elettroniche, sarà in grado in pochi istanti di comprenderne il corretto funzionamento. Infatti si entra rapidamente nel menu, si fotografa senza alcun passaggio intermedio e si può modificare rapidamente sia lo zoom digitale che la luminosità, il contrasto e le palette, ma anche entrare nelle impostazioni avanzate per attivare ad esempio la modalità nebbia e pioggia. Un altro lato positivo del Leica Kalanox è la posizione e la fluidità delle ghiere per la regolazione della messa a fuoco e per la regolazione diottrica del display. Il display oltretutto è poco affaticante e i livelli di regolazione della luminosità sono perfetti per assisterci nella maggior parte delle condizioni osservative. Per ciò che concerne la percezione delle immagini, ho notato un'ottima gamma tonale e una grande capacità dell'algoritmo di fornire immagini poco pixelizzate anche ad alti ingrandimenti e un'ottima percezione dei soggetti distanti, soprattutto nella modalità bianco con contrasto medio.
e tra i migliori anche per la durata della batteria e per la qualità del display. Ha un ottimo sensore, un ottimo algoritmo che consente di riconoscere perfettamente e non solo percepire soggetti piccoli come le volpi anche 200-250 metri di distanza, e non ha avuto problemi a verificare la presenza di cervi a 7 decibel anche a 500 metri. Impressionante invece la resa con la paletta bianca inquadrando un branco di cinghiali che scendeva in valle a circa 1000 metri di distanza. Devo confermare che soprattutto a lunga distanza la rilevazione dei soggetti è stata molto più chiara rispetto a quella visibile nel classico visore termico di medio prezzo, magari con sensore da 380 pixel e con un'ottica da 25-35 mm di media qualità. È giunto adesso il momento di parlarvi dei pregi e dei difetti. Tra i pregi direi leggerezza, compattezza e robustezza, è molto intuitivo nell'utilizzo. Con tre rapidi pulsanti si fa praticamente tutto, ha un'eccellente gamma tonale nella scala dei grigi e una calibrazione automatica infallibile, ha un eccellente algoritmo di miglioramento della visualizzazione delle immagini con un'ottima interpolazione agli alti ingrandimenti anche a 7,5-10x. L'applicazione è intuitiva per una facile gestione tramite smartphone e acquistando inoltre dal distributore ufficiale italiano Forest Italia si beneficerà nel post vendita di una rapida assistenza e di ricambi gratuiti. Tra i difetti vi posso dire che da appassionato anche di riprese naturalistiche avrei apprezzato tantissimo la possibilità di registrare anche l'audio. Il pulsante centrale è un po' difficoltoso da premere con i guanti invernali rispetto agli altri due, ma comprenderete che questa è un'inezia da appassionato molto esigente. In definitiva il Leica Kalonox View si è rilevato un ottimo visore termico da osservazione, eccelle nella concorrenza per ergonomia, facilità di utilizzo e la comodità e la precisione delle ghiere di regolazione. Si nota inoltre tutta l'esperienza di Leica nel campo fotografico, visto l'ottima rappresentazione, come vi ho spiegato, delle scene inquadrate che mantengono una grande gamma tonale nella scala dei grigi. È certamente un prodotto concepito da progettisti esperti per utenti esigenti ed esperti. Vi ripeto il prezzo, il Leica Kalonox View costa nel mese di settembre 2022 4.490 euro. Io ringrazio Francesco Corradi, Forest Italia, agente esclusivo per l'Italia di Leica Sport Optics, per aver fornito l'esemplare oggetto di questo test e per avermi lasciato libero di citare le mie impressioni personali sul campo. Io termino qui, ci vediamo come sempre sul mio canale YouTube, vi aspetto anche sul nuovo sito web che è www.termicinotturni.it e sul gruppo Facebook, ormai siamo quasi a 9.000, visori termici, visori notturni e fototrappolaggio, e sui social associati. Se ancora non lo avete fatto, inoltre potete iscrivervi al mio canale premendo sull'icona qui in alto. Un caro saluto a tutti da Pier Giovanni Salimbeni e buone osservazioni diurne e notturne a tutti voi. Ciao ragazzi!